Ben ritrovati ancora una volta, eccoci qui con una nostra nuova video ricetta. Quest'oggi non ci sono tutti gli ingredienti in presentazione del video perché l'abbiamo deciso così all'improvviso di registrare e quindi niente, già siamo all'opera. Che cosa stiamo facendo quest'oggi? Stiamo facendo il brodo di zucca. No, scherzo, dai, sto scherzando. Faremo il risotto con la zucca e i cubetti di prosciutto cotton. E niente, però stiamo procedendo in una maniera diversa. Perché? Per due motivi. Allora, a parte che avevamo deciso lo stesso di frullare la zucca, punto primo. Secondo, siccome ci siamo dimenticati di scongelarla e quindi adesso la stiamo prolessando, facciamo questa versione qua, procediamo in questa maniera. Gli diamo una lessatina e dopodiché andremo al frullatore e poi tutto il composto lo uniremo con i cubetti che andremo a trifolare, a dorare, mi raccomando, dorare, non soffriggere, all'interno della padella con tutti gli aromi poi connessi. E niente, cosa vi volevo dire? Questi cubetti, ve li ricordate, fanno parte del video che dove vi abbiamo fatto vedere la preparazione della zucca, no? La zucca intera che l'abbiamo spezzettata e l'abbiamo divisa in vari sacchetti per la nostra provvista invernale. Quindi magari vi abbiamo dato qualche idea, un suggerimento appunto per conservare la zucca e tirarla fuori al momento opportuno. Mentre la zucca si lessa, come vi dicevo, intanto ho messo qui a dorare tutti gli ingredienti che ci servono dunque per preparare il resto del risotto. Ho messo metà di uno spicchio d'aglio della cipolla tagliata così grossolanamente, poi ho aggiunto un pochino di alloro. Silenzio, non diciamolo a Rick perché odia l'alloro, però secondo me dà un sapore anche ad alcune pietanze come i risotti oltre che agli arrosti. E poi abbiamo messo un pochino di salvia e il rosmarino, che sono i due aromi che io di solito uso di più quando preparo questo tipo di risotti, e un goccino d'olio, non molto. Adesso lo faccio leggermente dorare e poi andrò ad aggiungere i cubetti di prosciutto cotto. Allora, noi abbiamo scelto oggi questa versione, però naturalmente la zucca potete tagliarla con il coltello ancora a pezzettini più piccoli di quella di come questa quando l'abbiamo congelata, però oggi abbiamo scelto la versione appunto di dargli una lessatina così per far venire proprio una cremina di zucca, diciamo così. Nel frattempo il nostro composto qua dove ci sono i cubetti di prosciutto cotto sta andando e noi abbiamo sfumato con un goccino di vino poi qualche volta faremo la versione del risotto alla zucca con il latte e lo yogurt oppure il formaggio tipo stracchino, vediamo un attimino, faremo anche questo tipo di ricetta, tanto ne abbiamo, erano 9 le buste congelate della zucca e quindi ne abbiamo, erano 10 scusate, quindi ne abbiamo altre 9. Hai voglia a fare ricette? Sicuramente non vi annoierete con noi. Oh, è arrivato Rick. Allora, scoliamo la zucca, la mettiamo nel contenitore dove andremo a frullarla appunto con il frullatore ad immersione. Siamo pronti con il nostro frullatore ad immersione. Rick, vuoi dire qualcosa ai fans? Ciao. Solamente ciao, mannaggia. Finito qua? Tutto qua, ecco, ma che bravo il nostro Rick. Sei bravissimo a creare i bijou, a cucinare, però a parlare zero proprio, non ci riesci. Allora vedete, in questa maniera diventa un pochino più compatta, più omogenea, diciamo cremosa. L'abbiamo unita al composto appunto con i cubetti di prosciutto cotto e tutti gli aromi.
facciamo cuocere per altri 5 minuti insieme in modo che i sapori si uniscono. Dopodiché andremo ad aggiungere il riso e quindi procederemo con la cottura del riso. Ah ecco, c'era una cosa che vi volevo dire che non ho detto prima. L'acqua è rimasta qua perché adesso che cosa facciamo? Andiamo a fare il brodo vegetale, però questa volta usiamo anche l'acqua stessa della cottura della zucca. Ci andremo ad aggiungere tutti gli ingredienti, le verdure per il brodo vegetale. Cosa dovete fare? Lo sapete, lo ricordo in ogni ricetta, dovete sempre usare il brodo, quello naturale, quindi non il dado, mi raccomando, mai, sia per il brodo di carne che per il brodo delle verdure. Magari state 10 minuti di più al fuoco, ai fornelli, vi impegnate in questo modo, però insomma almeno non ci rimettete la salute, dai, diciamo così. Allora, vi dicevo del brodo vegetale con l'acqua dove già abbiamo bollito la zucca. In più ho aggiunto i soliti ingredienti che si mettono per il brodo vegetale, ovvero le patate, le carote, il sedano, dei pomodorini rossi, ho messo del basilico e non ho aggiunto la zucchina, ho preferito non metterla perché poi almeno io di solito vario un po' tra i tipi di verdure, poi non so se voi preferite metterle un pochino tutte o mettere altri aromi oltre al basilico, insomma qualche altro aroma. Io per oggi ho preferito così. Di solito, non so se avete visto anche le altre video ricette, metto anche l'alloro, ma questa volta invece l'alloro l'ho messo nel preparato con la zucca e i cubetti di prosciutto cotto. Dopo, come al solito, io riciclo il tutto. Di solito quando si fa il brodo di pollo, di gallina, cosa succede? Non fateci caso se sentite in sottofondo c'è fulmine che abbaia. Di solito quando faccio il brodo di pollo di gallina, lesso in un altro modo, cioè le verdure le metto intere e poi le uso lesse di solito come contorno, condite con un po' di olio, di limone o d'aceto. Invece in questo caso quando faccio il brodo vegetale e taglio le verdure in questo modo, poi le vado a riutilizzare per qualche altra ricetta, tipo non so, un sugo, una minestra, ecco, vi potete ingegnare così. Tutto questo per riutilizzare appunto il nostro materiale da cucina, i nostri ingredienti e per evitare appunto gli scarti alimentari. Intanto abbiamo messo giù il riso e stiamo iniziando a farlo cuocere insieme appunto al preparato con la zucca, i cubetti di prosciutto e tutto il resto. Spegniamo con mezzo bicchiere di vino bianco e poi man mano Rick andrà ad aggiungere il brodo vegetale. Prosegue la nostra cottura finché non diventerà denso e soprattutto finché il riso non si sia cotto. In tutto la cottura varia dai 20 ai 25 minuti. Ed eccolo qua, è pronto il nostro risotto con questa bella cremina con la zucca e i cubetti di prosciutto cotto. Noi abbiamo la solita nebbia in Valpadana, Rick lo sta impiattando, tanto per rimanere sempre in tema dell'arancione, oggi anche il piatto arancione. E niente, io spero che anche questa video ricetta vi sia piaciuta, lasciate un like, lasciate un commento, iscrivetevi al nostro canale se per caso siete solo di passaggio e non l'avete fatto sino ad ora. Noi vi aspettiamo sempre pronti con tante nuove video ricette, i vlog, le creazioni, quindi tutorial dei nostri bijou, e gli outfit e tanto altro ancora. Ciao a tutti da Mary e da... Rick.